Terzo tema, che è ben esemplificato da quella foto che il cittadino presidente Fico, si è fatto fare da un'agenzia di stampa che si trovava casualmente lì sull'85, un autobus romano. Perché è diverso rispetto al passato e perché non ci deve essere ironia su questa vicenda? Perché mentre tanti altri politici, lo vedremo, hanno adottato questa idea, no? Qualcuno si toglie la cravatta, quell'altro si fa vedere una volta allo stadio, quell'altro si fa fare la fotografia in metropolitana. Non è un inedito, per il Movimento 5 Stelle vitalizi, sobrietà, macchine blu sono sempre stati un cavallo di battaglia. Quanto è importante questo cavallo di battaglia? Intanto noi il cavallo l'abbiamo preso, cioè l'85, poi con gli amici cerchiamo di capire quanto è importante. Ore 9.40, giorno 1, 18ª legislatura. Il neopresidente della Camera, Roberto Fico, arriva da Napoli in treno alla stazione Termini di Roma. È una grande emozione, adesso ci mettiamo al lavoro per tutto ciò che ci siamo detti. Ad attenderlo, giornalisti e fotografi. Primo passaggio adesso da parte sua quale sarà? In questo momento prendere il taxi e andare in ufficio. Fico però tira dritto, troppa fila, niente taxi, meglio l'autobus. L'85, quello che porta a due passi da Montecitorio. Niente, non l'ha pagato il biglietto. Questo succedeva lunedì. Il giorno dopo, allora, siamo andati a vedere cosa ne pensano i passeggeri dell'autobus 85. È giustissimo, lo dovrebbero fare tutti, non solo lui. È ora che si levano questi privilegi, no? Deve stare in mezzo al traffico come noi. Io ieri ho aspettato mezz'ora qui, il 170. No? Guardi, stiamo facendo la stessa foto per dire che quanto era banale come iniziativa, no? Però io non l'ho visto, infatti ho sbagliato giorno. Che stava scrivendo? Che anch'io mi sentivo Fico oggi. Ha visto che Fico ha preso l'autobus ieri, l'85, l'ha visto lui? Che scena napoletana, non è che... Farsi vedere che andava in giro con gli autobus, ma non è vero. Cioè, è solo propaganda? Sì. Prendiamo tutti i giorni. Ma lei lo prende tutti i giorni? Non l'aveva mai visto? No. È soltanto una cosa di facciata. Basta leggere invece i resoconti che hanno presentato gli anni passati. In effetti, andando a guardare il sito www.tirendiconto.it, attraverso il quale il Movimento 5 Stelle mette nero su bianco tutte le spese dei suoi eletti, si scopre che nel 2017 Roberto Fico di autobus ne aveva presi in tutto 15 per un totale di 22,50 euro. Oltre 100 volte più alta invece la cifra spesa per i taxi, 2.486,24 euro in 12 mesi. Ma ha sentito che ieri il nuovo presidente della Camera, Roberto Fico, ha preso l'autobus come tutti i cittadini. Beato lui. Ma con tutta la scorta, diciamo. Fa scorta però, Non come tutti i cittadini, diciamolo bene, dai. Su. Vabbè, Greta, questa è la rete, si è scatenata. Sì, la rete ovviamente... Vediamo un po' e poi parliamo di cose serie, almeno 2 minuti, dai. Beh, la rete si è scatenata ed è nato un hashtag... Roberto Fico santo subito, e sotto questo hashtag ovviamente ci sono stati migliaia di utenti. Noi ne abbiamo raccolti alcuni, eccolo qua il primo: le buche di Roma si riparano da sole quando Roberto Fico ci cammina vicino. Quindi si parla dei miracoli che fa Roberto Fico. Poi oggi Fico rinuncerà alla mensa di Montecitorio preferendo alcune bacche trovate sui rovi attorno a Termini. E ancora, quando Fico santo subito giocava a Monopoli non finiva mai in carcere e faceva la dichiarazione dei redditi mettendo gli alberghi e le case possedute. Ma non abbiamo finito. Ha detto Fico che domani guiderà personalmente l'autobus per iniziare a far risparmiare i contribuenti. E poi c'è Luigi Di Maio, il fake di Luigi Di Maio. Se Fico per andare alla Camera usa il tram, io che sono il suo capo e sono molto, ma molto più parco di lui, ci vado a piedi. E se lui rilancia lo caccio, insomma.